legno logorato e cemento della struttura che cade a pezzi, degrado e abbandono al Lido di Fano, dove la manutenzione alle sedute situate davanti a spiaggia Lido 3, dice il nostro reporter di strada in un video inviato alla nostra redazione, non viene fatta da anni. Completamente abbandonato da anni e anni e anni, logoro, rovinato, e questa è la parte anteriore. Queste sono le condizioni, non si fa manutenzione per nessuna ragione, non si capisce perché. Tra l'altro il legno è di ottima qualità. Poi la parte in cemento posteriore è in queste condizioni. Guardate il degrado, l'abbandono. Purtroppo è così, bisogna prendere atto che bisogna metterci della buona volontà, non si deve aspettare giugno poi correre, bisogna farlo subito, ora, senza aspettare, queste sono le condizioni. Ma la mancata manutenzione, ha continuato il reporter, non riguarda solamente le sedute del Lido, ma tutta la zona. I fanesi però non sembrano d'accordo, il Lido non è abbandonato a se stesso. Il problema principale, secondo alcuni, sono i parcheggi. Ci accontentiamo, nel senso che sono abbastanza recenti, non è che siano proprio vecchissime. Il Lido specialmente, la Sassonia è da rifare magari, la Sassonia sì, il passeggio della Sassonia va rifatta. Stanno facendo adesso il cambio delle panchine, ho visto che ci sono nuove panchine lì sul molo, quindi stanno lavorando. Ci vorrebbe che il comune ci aiutasse un pochino, perlomeno aiutasse a chi, ecco, dovrebbe di nuovo investire. Quindi ecco, ritorno al discorso dei parcheggi, creare una situazione più favorevole. C'è un parcheggio che tutti gli anni viene chiuso con tanto di divieto d'accesso e poi sistematicamente riaperto in una zona dove dovrebbe, credo, nascerci un nuovo albergo, non so, con dei parcheggi sotterranei, non so. Mi pare che da quando il verde è affidato alle cure dell'ASET le cose siano migliorate notevolmente, le aiuole le stanno sistemando. C'è il viale Cairoli, che è l'accesso al Lido, che è ancora veramente in condizioni pietose. Lì, da anni si sta aspettando che il comune ci metta mano. Parchesi, questo è importante, cioè non è una cosa che si fa dalla mattina alla sera, è un qualcosa che bisogna progettarlo, bisogna fare in modo tale che questo arrivi con tempi giusti, perché se noi arriviamo alla stagione e non abbiamo parcheggi, non abbiamo tante cose, è chiaro che l'albergatore non ha più l'attività. E quindi questi sono i grossi problemi. Non mi sembra che sia in condizioni, diciamo, disagevoli o brutte da vedere. Magari un abbellimento ulteriore, quello ci sta sempre, no?